C'era un tempio su quell'isola, ma ora non restano che un paio di muri crollati. E a quanto pare un pilastro di pietra. È più una statua che un pilastro. Un'opera complessa. Un professore è venuto a studiarla qualche anno fa. Ti ha detto cosa ha scoperto? Ha detto che non aveva alcun senso e la cosa lo irritava parecchio. Ci ha accusati di aver provato a ingannarlo. Questo stampo conico di Giza era principalmente usato negli anni 60 e 70 per fabbricare piccoli lingotti d'oro. La sua forma peculiare portava l'oro a depositarsi sul fondo, separandosi così dalle impurità. Parla di qualcosa nei dintorni. Fai un respiro profondo, mi troverai sotto il naso di un altro.
È bello vedere facce nuove in città. Fa sempre piacere sapere che quest'angolo... Sei nuova? Dovresti parlare con Abigail. Vuole sempre conoscere i forestieri. Intendi Abby? Impossibile, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Thank you.
Non riesco a decifrarlo. Sembra manchi qualcosa. Ho trovato delle rovine inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo. Ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi non rompendo niente. Arrivo subito, Lara. Come vanno le cose? Niente che ti piace? Ottima scelta. Un buon affare per entrambi. Ottima scelta. Prego. È stato un piacere.
Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? John, guarda. Issel e Shassel. Le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Vita
John, ho trovato il tempio. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. Camion in marcia. Perché tanta fretta? Il dottor Dominguez è qui in Perù. Ti basta come spiegazione? Sì, comandante. Scusi, signore. I droni erano più pesanti del previsto e taglienti. La barca è a posto comunque. Fortuna che sei qui. Abbiamo un problema. Ancora il generatore. Ci penso io. Vuole che cerchiamo sott'acqua. Vuole che cerchiamo da per lui. Quindi ci danno muta e bombole da sub? Meglio. Pare che stavolta abbiamo inviato dei droni più bassi. Temerà tutto il comandante.
Nasconderti servirà solo a rendermi più curioso. Quando il Signore promise a Noè che non avrebbe mai più distrutto il mondo, forse lo fece con la convinzione che l'umanità aveva compreso la lezione. Ma è veramente così? C'è un'altra possibile interpretazione, ovvero che egli abbia lasciato la responsabilità della distruzione in mano all'umanità stessa. E ora che siamo responsabili per la vita di ogni individuo, tutto ciò che tocchiamo diventa corrotto e abbrutito. Sono passati 4.000 anni dall'ultima volta che il mondo ha conosciuto la purezza e noi vogliamo mettere fine a questo scempio. Vogliamo essere gli architetti del nuovo mondo. Guideremo tutti verso il paradiso, cancellando per sempre questa esistenza bieca e peccaminosa. Impossibile, non ci sta nient'altro. Lara, tutto ok? Sì, c'è una base della Trinità qui. Ehi, Jonah, senti, che
successo? Vi avevo detto di non fare danni. Abby, ti posso spiegare. Ti ricontatto dopo, Lara. Non fare sciocchezze. La giovane Croft è più incline all'azione e meno riflessiva di suo padre. Nonostante la sua intelligenza, è meno interessata alla storia e ai significati dei manufatti di cui va alla ricerca, ma è ben più aperta al rischio. Non avendo figli né famiglia, è libera di perseguire i propri obiettivi, talvolta fino all'ossessione. Sebbene questo possa farla apparire impulsiva e in un certo senso imprevedibile, riteniamo che il suo temperamento e la sua personalità rendano più facile controllarla con la promessa di sfide sempre crescenti, con ottime prospettive di successo. Qualunque informazione di cui possa essere in possesso che Richard Croft è riuscito a tenere nascosta alla Trinità rappresenta ovviamente un ulteriore fattore di interesse. Ne raccomandiamo fortemente il reclutamento. Impossibile, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Mi chiedo perché stiamo sigillando tutto. Il comandante Rourke vuole che difendiamo il perimetro. Non entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea del perché? Non mi informano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Rapporto di debriefing. All'attenzione del dottor Dominguez. Sito di ricerca Fiume Mazzaruni, Guyana. 5,81-65-87 meno 59,46-81-58. Scoperte prove di migrazione Maya. In seguito a ulteriori indagini, il sito viene considerato non promettente. Azioni intraprese. Sito inondato deviando un fiume. Locali impiegati per il lavoro eliminati. Rimossa ogni traccia nostra presenza. Altro. Rivolta in villaggio attiguo. Necessaria repressione letale. Area isolata. Sito inondato. Simulate cause naturali. Impiantato nei media che si sta verificando una crescita incontrollata dei fiumi sudamericani dovuta al cambiamento climatico. Thank you.
isolamento perimetro. Ci siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, signore. Se posso, signore, che succede? Ricognitori in arrivo. Passo e chiudo. Non c'erano avvisaglie di quanto sarebbe accaduto prima di perdere contatto. Non è ancora tornato su nessuno. Non è il momento per farsi un giretto, cazzo! C'è qualcosa di sospetto qui. Uccidete tutto ciò che si muove. Quello potrebbe essere un buon nascondiglio. Informazione, pronti allo scontro. Torno a mani vuote. Stiamo subendo perdite! Tutti bastardi! Devo scoprire che diavolo sta succedendo. Prendete tutti i lati. Dove sono? Ok, perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra di cognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il tempo è protetto. Non so, a me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme rosso generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. Profaniamo tombe. Nana direbbe che è la giusta punizione. Erano tipi in gamba. Sono tipi in gamba. Stronzate! Ci stanno nascondendo la verità e questo potrebbe già esserci costato delle vite. Calmati. Se ci fosse qualcosa che dobbiamo sapere, ce l'avrebbero detto. Rourke non ci mentirebbe mai. Lui no, ma non tira lui le fila. È Dominguez che dirige le operazioni e quel bastardo ha un delirio di onnipotenza. Non la racconta giusta neanche a me. Ma anche se l'ho visto pugnalare alle spalle i locali, non ha mai tradito uno dei nostri. Ci sto diventando matto.
cosa sarà successo? Stiamo sigillando il perimetro. Qualcuno pensa siano stati attaccati. Da cosa? Non c'è niente laggiù. Tu dici? Stavamo cercando qualcosa. Magari loro l'hanno trovata e non era ciò che pensavamo. Forse sto impazzendo. Maledizione. Odio questo posto. Sembra una città fantasma. Perlustrazione, pronti all'ingaggio. Ma che? Vediamo lì se c'è. Presenza ostile individuata. John, il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. C'è stata una carneficina. Che sarà successo?
All'attenzione del dottor Dominguez. Localizzato possibile punto di ingresso per tempio fuori Kuak Yaku. Attrezzature di scavo in arrivo.
Dalla morte alla vita, dalla luna nuova fino a quella piena. Questo tempio è stato concepito a protezione dello scrigno d'argento. John, ce l'ho fatta. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri. Do una pulita. Devo far coincidere i simboli. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Devo far coincidere i simboli. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Forse posso aprire quelle porte. Cautela. Devo abbinare i simboli.
il progresso. C'è la figurata Shasha e ho trovato una data incompleta. Ci sono due... La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù. L'ultimo numero sulla colonna sinistra dovrebbe essere 0. Ok, John. Qual è l'ultimo numero per Shashel? Linea trasversale con due puntini sopra. 7, direi. Grazie. La parola Balam significa giaguaro in lingua Maya. I Maya li idolatravano per la loro maestosa bellezza e la loro grazia mortifera. Secondo la tradizione, ai quattro angoli di un villaggio vengono piazzati degli idoli chiamati Akantun. Di notte, 5 Balam, spiriti guardiani in forma di giaguaro, giungono al villaggio. 4 si affiancano agli Akantun, mentre il 5, più piccolo, li dirige nella loro opera di difesa del villaggio contro demoni e spiriti maligni. Il suicidio non era considerato proibito presso i Maya, anzi, era considerata un'alternativa onorevole alla vita. Per questo, suicidandoti potevi evitare gli inferi e giungere direttamente al paradiso, come altre vittime di morti nobili come i sacrificati, coloro che erano morti in battaglia o durante il parto, oppure durante il gioco della palla. A scortare le anime dei suicidi in paradiso era questa dea, Ishtab, chiamata anche Signora della Fune. Era la dea dei suicidi, specialmente coloro che si impiccavano, e si manifestava sotto forma di cadavere appeso a un cappio.
Jonah. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Uh-huh. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo, ho delle buone notizie. Parla di qualcosa nei dintorni. Due guardiani hanno le zanne, due guardiani hanno i piedi. Uno solo ha entrambi, per proteggermi meglio. Preso. Interessante. Si tratta di un bozzetto di un tempio che sorge in mezzo a una città. Strizzando gli occhi, sembra una specie di serpente.
Pieno, non ci sta nient'altro. È stato scritto da un esploratore che andava alla ricerca di una città perduta intorno alla metà del XX secolo. Aveva scoperto un piccolo negozio vicino al campo base, gestito da una donna di nome Kama. Le aveva chiesto se conoscesse qualche antica leggenda utile a localizzare la città. Al momento di scrivere queste pagine, l'esploratore era prossimo alla morte ed era convinto che lei l'avesse depistato deliberatamente.
Campo base? Campo base, rispondi! Niente? Zitto, non sento. Ancora non... Cristo santo! Sono qui! Non mi avrete. Avanti, bastardi. Dove sei? Cos'è che li spaventa tanto? Diavolo era. Dove sono i rinforzi? I rinforzi stanno arrivando. Di loro di sbrigarsi, maledizione! Tutto pieno, non ci sta nient'altro. State indietro! Tranquillo, calma. Puoi dirci cos'è successo? Ricordo solo... artigli. Denti. Davvero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato. E poi... sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Non dovremmo essere qui. Ma meglio ora. Thank you.
Siamo morti. Siamo morti. È tutto ok. È tutto ok. Dio. È finita. Sei al sicuro. Uomo a terra! All'opera. Presto scopriremo il responsabile. Non sbagliatevi, armi alla mano. Squadra Beta, rinforzi in arrivo. State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calmo. Puoi dirci cos'è successo? Ricordo solo... denti! Ci hanno attaccato. E poi... sangue! Urla! È finita, sei al sicuro. Sono dappertutto. Va meglio ora? Dobbiamo solo tenere duro fino all'arrivo dei rinforzi. Qualcosa. Devo scoprire cosa sta succedendo. Controllate l'area operativa. Squadra Beta, rinforzi in arrivo. State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calmo. Vuoi dirci cos'è successo? Artigli. Denti. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla! È finita, sei al sicuro. Li vedo ancora. Va meglio ora? Siamo morti. È finita, sei al sicuro. Dobbiamo solo tenere duro fino all'arrivo dei rinforzi. Che succede? Tutto pieno, non ci sta niente. Tenete gli occhi ben aperti e vedete di trovare qualcosa. Chi è
ricoperta di fango, già! Siamo colpita! È qui! Squadra Beta, rinforzi in arrivo. State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calma. Vuoi dirci cos'è successo? Ricordo su. Martino. Denti. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Dio. È tutto ok, è tutto ok. Sono... È finita, sei al sicuro? Dobbiamo solo tenere duro fino all'arrivo. Ma che cazzo è? Dirci cos'è successo. Ricordo solo artigli, denti. Siamo morti. Dirci cos'è successo. Ricordo solo artigli, denti. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Sono dappertutto. È tutto ok, è tutto ok. Sento puzza di bruciato. Cosa non torna. Barbagliatevi, state in guardia. Roger, caposquadra. In arrivo. State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calma. Vuoi dirci cos'è successo? Ricordo solo artigli, denti. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla. È finita, sei al sicuro?
Dio! È tutto ok, è tutto ok. Merda! Dove? Cos'è successo? Ricordo solo. Denti. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Non dovremmo essere qui. Ma meglio ora. Siamo morti. Siamo morti. È finita, sei al sicuro? Sono dappertutto. Dio. Sono dappertutto. Siamo morti. Siamo morti. Non dovremmo essere qui. Dio. Li vedo ancora. Dobbiamo solo tenere duro fino all'arrivo dei rinforzi. Cristo, ma quanto manca? Quelle cose ci danno la caccia. Non sono naturali. Impossibile, non ci sta nient'altro. Creature della giungla, finché non vedo non credo. Meglio controllare anche lì.
là sopra. Allora, hai capito che non hai speranza? La troveremo. Nemico, laggiù! Colpo confermato! Dato dai tuoi piedi e passo! Uomo a terra! Uomo a terra! Quasi arrivati! Hangar in vista! Cosa sono quelle creature? Non ho abbastanza spazio. Deve esserci una via d'uscita. Magari da dove sono arrivate le bestie. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Dio, ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi, ma perché? Jonah, Abby! Ehi, Lara! Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistaco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì, sto tornando. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio.
Jonah! Siamo scesi di sotto! Ehi! Siete già scesi? Stavamo aspettando te. Cosa credi che troveremo? L'affresco mostrava una serie di prove. Forse conosco un'altra strada. Ok, vado avanti io. Ci vediamo dall'altra parte. Thank you.
Jonah, sono finita in una specie di caverna. Ci sono delle tracce, c'è stato qualcuno. Jonah. Jonah, riesci a sentirmi? Sono arrivata alla prima prova, il ragno. Ora mi metto a salire. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Incredibile. Jonah, sono alla prova successiva, l'Aquila. Credo c'entri qualcosa il vento. Sono ancora diretto a ovest. Ora sto scendendo, c'è un fiume sotterraneo. Cosa ci sarà alla fine di queste prove? La città segreta, ma che altro? Spero che Jonah stia bene.
Thank you.